Allora ragazzi, io giuro, guardo i numeri della campagna abbonamenti del Lecce e mi sento soddisfatto perché davvero ragazzi, stiamo facendo qualcosa di magico, qualcosa che rimarrà alla storia, rimarrà alla storia. Vedere lo stadio del Lecce, che è il nostro stadio, lo stadio Via del Mare, pieno, sempre pieno. Sarà qualcosa di bellissimo, sarà qualcosa di bellissimo. Però da dove derivano tutti questi numeri, no? Numeri importanti, ragazzi, abbiamo superato i 20.000 abbonati e mancano ancora 15 giorni, 16 giorni alla chiusura della campagna abbonamenti. Anzi di più forse, perché noi giochiamo, se non sbaglio, il 16, no? Vabbè, comunque. Mancano, oggi è 30 luglio, mancano 16, 17 giorni e quindi ancora possiamo davvero riempirlo tutto, ragazzi, riempirlo tutto. L'anno scorso eravamo 21.018 gli abbonati, no? Leccesi. Oggi possiamo spaccarla, quella cifra la possiamo spaccare. Quindi dai Leccesi, dai, vogliamo lo stadio pieno, ogni domenica lo stadio pieno, quando le squadre arrivano a Lecce. Devono guardare lo stadio e devono dire minchia. Capito? Ok. Allora, ragazzi, Onana, voi direte chi? Il portiere dell'Inter dell'anno scorso? No, Onana, camerunense sempre, quindi nazionale del Camerun, di proprietà del Besiktas e l'anno scorso ha giocato in prestito nell'Olympique Marsiglia, 13 presenze e un gol. Non lo so ragazzi, io giuro, vi riporto alcune notizie e ve le riporto perché ve le devo riportare, fanno parte del Lecce nostro, però se per alcuni no, vi posso parlare, vi posso dire la mia, per altri mi sto zitto perché sinceramente io questo non lo conosco, non lo conosco. E 25 anni, il Besiktas per comprarlo. Ha cacciato davvero un sacco di soldi per comprarlo dal Lens. Ha cacciato davvero un sacco di soldi. E quindi niente, non vuole perdere l'investimento. Ragazzi, se poi se ne continuerà a parlare, vedrò un attimo, perché questa è una notizia che ho appreso adesso, proprio adesso. Sono le 6 di mattina e l'ho appena letta, quindi non sono neanche andato a cercare. Comunque, un centrocampista centrale. E niente, non dice più di tanto, dice solo che è di proprietà del Besiktas, ma io ragazzi sapete come la penso. Io penso che dobbiamo fare un investimento, dobbiamo fare un investimento, facciamo investimento in attacco. E di chi parlo? Parlo di Tutino, secondo me Tutino a Lecce insieme a Christovic e con il nostro Marsh Whisky. Cioè, secondo me questi tre messi insieme sono davvero tanta tanta roba, sono davvero tanta roba. Prendiamo Tutino, 26 gol l'anno scorso, e uno che la porta la vede, la porta la vede. E sapete come la penso, quando uno vede la porta, Serie A, Serie B, vede la porta, punto. La Sampdoria vuole fare l'investimento su Tutino perché l'anno prossimo la Sampdoria vuole farsi uno squadrone per tornare subito in Serie A senza passare dai playoff. Quindi davvero ci dobbiamo far fregare Tutino dalla Sampdoria? Prendiamo Tutino e facciamolo giocare in Serie A, che quello fa la differenza. Questa dovrebbe essere anche la settimana del difensore, dovrebbe essere la settimana del difensore. Io sapete come la penso, per me ne servono due difensori, servono due difensori, un attaccante, almeno un attaccante, ragazzi, almeno uno. È un vice Gendré, secondo me poi siamo a posto. Se il Lecce non dovesse vendere i vari Dorgu, Gallo, diciamo quelli più pericolosi, quelli più appetiti, no? Sono loro. Se dovessero rimanere a Lecce, ragazzi, siamo arrivati quasi ad agosto e Dorgu sta ancora a Lecce. No, capite quello che voglio dire. È vero però, è vero, e lo dice la stampa inglese, non è che lo diciamo noi qua a Lecce, la stampa inglese e lo riporta Sport Italia, è tutta, parla sempre di Dorgu,
Arsenal, Chelsea, Liverpool, tutte hanno l'occhio sul Dorgu. Però poi, concretamente, almeno poi queste sono le notizie che abbiamo noi, magari Corbino è in contatto, è perennemente in contatto con queste squadre che magari si stanno facendo la guerra tra di loro a suon di rialzi nell'offerta, e quindi non lo sappiamo, non possiamo sapere. Però voi, no? Immaginate una cosa: secondo voi, Mister Gotti punterebbe su Dorgu, no? E ogni amichevole, per esempio, Dorgu gioca. Cioè, se davvero ci fosse una trattativa avanzata, Dorgu giocherebbe con quel ritmo, cioè con quel ritmo nel senso sempre ogni amichevole Dorgu titolare, sia centrale di difesa, sia sulla fascia, cioè nel senso non è che ci poniamo il problema, se si fa male, no, lo fanno giocare perché secondo me Corbino è quello che ha questa strategia, dice volete Dorgu? Fateci un'offerta indecente e vi diamo Dorgu, però deve essere un'offerta indecente. Fino a quando non arriverà questa offerta indecente, Dorgu è nostro e gioca con noi. Quindi non è che lo stiamo preservando, no? Casomai, voi immaginate se quando le trattative sono quasi fatte, i calciatori non vengono neanche convocati. Immaginate per un amichevole poi, per un amichevole, cioè Dorgu che gioca tutte le amichevoli, ma secondo me, ragazzi, a fine mercato Dorgu rimane da noi. Ed è tanta roba, ragazzi, un calciatore così forte. Con un anno di esperienza in Serie A, cioè l'anno scorso ha già giocato, no? Quindi sa dove si trova, e, nel senso non deve fare partite per... No, lui sa già che cosa è la Serie A, sa già come si gioca in Serie A, sa già come muoversi in Serie A. Quindi ragazzi, no, perché poi molti dicono, vabbè, ma ci sono Parma, Como, Venezia, che hanno i soldi così. Sì, ok, ma Lecce... Ragazzi, ha perso Piccoli, ha perso Benuti, ha perso, cioè, nel senso, non è che noi ci siamo indeboliti. Io la vedo così, anzi, secondo me noi abbiamo perso Pongracic, quello me l'ero dimenticato, il mio fiore all'occhiello. Però lo abbiamo sostituito con Gaspar, ora vediamo di che pasta è fatto Gaspar. Però non è che ci stiamo indebolendo, stiamo vendendo, no, no, stiamo vendendo, ma stiamo comprando, e Lecce sta, questo Lecce sta nascendo bene. Ripeto, serve un vice Gendré, un attaccante e un difensore, poi qualche puntellamento qui e là, però quelle sono le priorità. L'ultima cosa su Baroni, già lo spogliatoio è contro Baroni, perché Baroni ha deciso che il capitano deve essere Zaccagni. E mentre nello spogliatoio vogliono Cataldi, come, quindi hanno chiesto un incontro con il DS Fabiani. Ma io davvero, io quando sento queste cose mi innervosisco, ma c'è un allenatore che decide. Dovete stare calmi, voi dovete giocare a calcio perché negli ultimi anni avete fatto solo delle brutte figure, avete fatto delle figure barbine. Non vi attaccate a queste cose, queste sono cose dell'allenatore. Voi dovete giocare a calcio, dovete giocare a calcio perché negli ultimi anni avete fatto figure barbine. Ciao ragazzi.